Ok, buongiorno. Apriamo la seduta alle ore 11:10. Chiedo ai consiglieri di accettare la loro presenza e di prestare consenso alla videoregistrazione della seduta. Buongiorno, al collega consento alla registrazione. Buongiorno, Figuccia, consento. Volante. Volante presente, acconsente alla registrazione. Va bene, allora intanto ribuongiorno a tutti. Verifichiamo se ci sono comunicazioni da parte delle varie convocazioni che abbiamo fatto. Parola agli uffici e poi proseguiamo. E allora, Presidente, abbiamo concordato con la segretaria dell'assessore Mattina. L'assessore sarà presente in videoconferenza lunedì 21 alle ore 11. Perfetto. Altre comunicazioni? Ce ne sono? Va bene. Allora, noi proseguiamo col lavoro che stiamo facendo ieri di verifica sul piano triennale in attesa che naturalmente il buon di Bartolomeo ci risponda. Quindi proviamo a mettere la scheda che scheda avevamo, eravamo Allora, rimasti alla 3, si mi deve pare. leggere la numero 2. Ah, ok, perfetto, Io procediamo. già ce l'ho pronta, predisposta. Liliana, leggo io. Ok, grazie. Aspetta, puoi fare una cosa, la puoi mettere a schermo? Sì, posso condividerlo un attimino Mettila a schermo e io ce la solo. leggo, perfetto, grazie. Prego. Io scrivo il verbale intanto. Qua c'è Susino. Perfetto, Susino, buongiorno. Susino entra alle ore 11:12. Ok, perfetto. Allora, scusate un attimo. Vedete lo schermo? Perfetto, sì. E allora, scheda 2. La scheda 2 propone in modo sintetico tutti gli interventi in ordine di priorità, con indicata per ciascun'opera la tipologia e categoria di appartenenza ed il fabbisogno finanziario suddiviso nei 3 anni di validità del programma, con l'eventuale apporto di capitali privati o e derivanti dalla cessione di immobili, rappresentando quindi il quadro di sintesi dell'intero programma triennale delle opere pubbliche. Scheda 2B. La scheda 2B propone l'elenco degli immobili da trasferire, tra parentesi, nessuno nell'attuale programmazione. Scheda 3. La scheda 3 riporta l'elenco annuale delle opere pubbliche che trovano iscrizione nel bilancio dell'anno di competenza. In particolare si tratta di un documento nella quale viene specificato per ciascuna opera il codice identificativo dell'amministrazione, il codice unico di intervento, il CUP, la descrizione di ciascun'opera così come indicata nella scheda 2, il CPV, il responsabile unico del procedimento, l'importo della spesa per l'anno in corso, l'importo totale dell'intervento, la finalità, le conformità urbanistiche ed ambientali, la priorità, il livello di progettazione approvata, i tempi di esecuzione. Scheda 4. La scheda 4 propone il programma annuale delle forniture e dei servizi. Redazione del programma triennale. Nella redazione del presente schema di programma per il triennio 2018-2020 si è proceduto alla verifica del precedente programma triennale delle opere pubbliche, procedendo quindi in funzione dell'avanzamento dello stesso a predisporre le proposte inseribili nella programmazione che segue. Sono state analizzate pertanto, in primo luogo, le varie azioni poste in essere, il reperimento delle risorse finanziarie, nonché lo stato di attuazione delle stesse. Per diversi interventi si è inoltre pervenuti ad un livello di progettazione superiore rispetto a quello riportato dal precedente programma ed in taluni casi anche alla progettazione esecutiva relativa a copertura finanziaria con richiesta di finanziamento. Nella redazione del presente programma si è tenuto conto sia da quanto sopra relativamente all'avanzamento del programma precedente, sia dalle nuove situazioni derivanti anche da appositi atti di indirizzo dell'amministrazione. Il metodo di lavoro applicato è stato sviluppato quindi
partendo dalla puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, dello stato di realizzazione dei lavori approvati sia dalla Giunta che dal Consiglio Comunale nell'elenco annuale 2017 e procedendo quindi alla definizione del nuovo programma 2018-2020 attraverso un aggiornamento dell'elaborazione già adottata. Si è operato sempre nel rispetto di quanto introdotto nel decreto legislativo 50/2016 che in sintesi riguarda livello di progettazione minimo per inserimento nell'elenco annuale. Lettera A, approvazione dello studio di fattibilità per opere di importo inferiore a 1 milione di euro. B, programmazione di progettazione preliminare per opere di imposta superiore ad 1 milione di euro. Livello di progettazione minimo è per inserimento piano triennale studio di fattibilità. Inserimento nell'elenco annuale e per estensione anche nel programma triennale di opere relative a lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria mediante la sola indicazione dell'oggetto dell'intervento e la stima sommaria dei costi. Ordine di priorità all'interno del programma triennale. L'organizzazione programmatica degli interventi è stata calibrata attraverso criteri temporali che tengono conto delle risorse economiche attualmente disponibili, sia pubbliche che private, delle altre risorse acquisibili attraverso programmi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari accessibili nell'arco del triennio, linee intervento PO, FSR, contributi statali, mutui, risorse diverse anche private, eccetera, nonché delle cantierabilità delle varie opere da realizzare valutate in funzione del livello di progettazione raggiunto o raggiungibile. Il presente programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 si compone in numero 667 differenti interventi, di cui 664 opere principali e numero 3 interventi stralcio, per la cui realizzazione è necessaria una disponibilità finanziaria nel triennio di circa 4 miliardi di euro, distribuiti annualmente come indicato nelle seguenti tabelle riassuntive, per importi e per il numero di interventi. Qua ci sono delle tabelle, come vedete, riassuntive dei carichi finanziari del programma 2018-2020. Ci sono i vari importi, come sono, diciamo, ripartiti tra di loro. Poi c'è una tabella riassuntiva del 2018 e poi posso leggere che gli interventi cassati dal presente programma triennale 2017-2019 sono 19 e riguardano numero 11 opere inserite nell'elenco annuale 2017, per la quale si è già avviata almeno la procedura per gara per essere appaltate. Numero 3 opere che risultano sostituite da altre di nuovo inserimento, numero 1 intervento stralciato dal PRUST e numero 2 interventi per i quali progetti redatti non sono stati ritenuti più fattibili per modifiche normative sopravvenute e numero 2 realizzati da MG emendamenti 25 e 26. Gli interventi di nuovo inserimento nel presente programma sono numero 19 e riguardano 3 contratti applicativi di accordo quadro per lavori di manutenzione di immobili comunali inseriti anche nell'elenco annuale 2018, numero 1 intervento di accordo quadro per lavori di manutenzione di immobili comunali programmati dal 2019, numero 5 interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di competenza dell'ufficio mare e coste, che di fatto sostituiscono gli interventi analoghi cassati dal precedente programma triennale 2017-2019, numero 2 interventi inseriti nel PON complementare e numero 4 interventi previsti dal progetto RUIS della città di Palermo e numero 4 opere di cui gli emendamenti 27, 28, 29 e 30. Per quanto concerne l'assegnazione della priorità ai sensi dell'articolo 6 legge regionale 12/2011,
numero 12, si è adottato il criterio di privilegiare nell'ordine manutenzione, recupero in genere, completamento di opere già avviate, opere finanziate parzialmente o totalmente con capitale privati, nuove costruzioni, opere di ampliamento, tenendo comunque conto del livello di progettazione all'interno di ogni singola tipologia. Fanno parte della presente relazione in forma di allegati i seguenti elaborati che illustrano in modo sintetico i contenuti del programma triennale opere pubbliche 2018-2020 e del suo elenco annuale, scheda 3, scheda 1, scheda 2, scheda 2b, scheda 3, scheda 4, cartografia in scala 1-5000 con l'individuazione degli interventi corredata di tabulato sulla simbologia usata, il capoarea tecnica di progettazione urbana delle opere pubbliche e dell'attuazione delle politiche di coesione. Qua ci sono le tabelle per come sono distribuite, qua ci sono le altre e questa, diciamo, questa è tutta la relazione che è stata formulata dal capoarea con gli ingegneri che avevamo citato ieri, che sono il gruppo di lavoro e l'ingegnere Edoardo Intravaia, l'ingegnere Emilio Di Maria e l'ingegnere Pietro Guarcello. Quindi questo lo abbiamo completato. Ora, diciamo, cosa vorreste vedere? Andiamo a vedere la scheda 3. Allora, la relazione è scheda 3. Allora, sempre la scheda elenco. Qua ci sono tutte le tabelle. Scheda di programma con i vari lavori, con la descrizione degli interventi e con i vari soldi stanziati per ciascun tipo di lavoro e per l'anno in cui, diciamo, è stato programmato. Ci sono tutte queste tabelle a seguire sempre. Poi ci sono altre tabelle, vediamo. C'è la scheda 4, sempre la stessa cosa. Questo è quello, il discorso per la gara appaltante, perché vedo servizi, fornitura e quanto. Quindi questo è solo per un problema di programmazione per il discorso di gare a parte. Quindi, diciamo, tutto quello che c'era da leggere è stato letto. Perfetto. L'unica cosa che non abbiamo visionato è questa, la leggenda della cartografia. Secondo me qui vengono riportati tutti i numeri progressivi delle categorie, la tavola a cui si riferisce e la descrizione dei lavori di metropolitana, delle piste ciclabili dislocate nel territorio e quant'altro. Quindi c'è una descrizione di tutto il programma e con i vari numeri che appartengono alla cartografia. La sto facendo correre, non c'è altro. Quindi diciamo è stata tutta letta. Perfetto, va bene. L'unica cosa che dovete vedere, quindi penso che sia un attimo, si sta aprendo, è, diciamo, la mappa designata dei vari lavori e presumo in merito alla posizione della città. Si sta caricando. Ma abbiamo ricevuto, scusate, la risposta dall'architetto di Bartolomeo, della gente all'audizione su questo argomento? No, non ha risposto nessuno. Facciamo un sollecito, cortesemente. Io lo scrivo sul verbale. No, sollecitiamo che alla data odierna non è arrivata nessuna comunicazione. Vabbè, l'abbiamo fatto ieri, Presidente, però. Vabbè, noi lo risollecitiamo. Okay. Cioè, anche perché non mi sembra corretto che uno riceva la mail e non risponda. Quindi, se volete, lo chiudo, perché dico, io penso che dalla cartografia noi possiamo solo... Allora, colleghi, va bene, Giuseppe, grazie, sei stato gentile. No, la chiudo, perché dico non per cosa, perché dico noi non ci sappiamo. Ci sono interventi o comunicazioni? No, per me va bene così. Colleghi, succinto, sì, io volevo dirvi una cosa, che stamattina mi ha contattato
un comitato civico dicendo che hanno, diciamo, sono molto scontenti, loro sono della zona di Villa Sperlinga, molto scontenti di questa situazione che si è venuta a creare con queste piste ciclabili e temono che diciamo, con l'intensificarsi e con l'apertura delle scuole questa situazione possa notevolmente peggiorare. Ritengono che sia stato fatto un lavoro pessimo, ma comunque al di là, diciamo, delle valutazioni meramente, diciamo, tecniche, stanno facendo una interpellanza al Ministero dei Trasporti perché ritengono che non possano convivere le piste ciclabili con i cassonetti dell'immondizia e con altre situazioni che loro hanno individuato. Io non so se noi abbiamo interesse a sentirli oppure comunque loro li lasciamo liberi nella loro iniziativa, ma sicuramente non ci stanno a che le cose rimangano in questo modo, perché hanno valutato che questa situazione è di pregiudizio per tutti, secondo il loro avviso. E io devo dirvi che condivido, perché non c'è è stato fatto veramente in maniera senza rispettare un piano, senza una programmazione. Qui praticamente si sono disegnate quattro strisce a terra come avrebbe fatto un bambino, non un tecnico che ha valutato sul territorio tutte le opportunità, tutte le condizioni di traffico, e ha creato dei parcheggi, insomma è stato fatto un lavoro, loro dicono, solo per prendere i soldi della comunità europea. Quindi a questo punto dico, noi abbiamo interesse a sentirli, abbiamo interesse ad approfondire l'argomento, o loro facciano la loro strada? Questa è la domanda. Allora, di fatto io mi trovo d'accordo con lei, consigliere Valente, perché obiettivamente non credo che ci sono state le condizioni adeguate per poter portare avanti un progetto che è giusto che ci sia e che sia messo in piedi, ma obiettivamente vorrei capire con quale criterio è stato impiantato. Cioè, più avanti andiamo, più strade, più piste ciclabili si costituiscono, più difficoltà si vedono e si hanno nel percorso urbano. Quindi io penso che sia un passaggio potremmo farlo, e credo che anche la commissione deve intestarsi una battaglia su questa condizione, che credo che, a prescindere ho letto un articolo oggi, devo dirvi che mi lascia perplesso quando l'assessore Catena dichiara che è una posizione politica, ma politica di chi? Cioè, e poi che significa politica? Non la vedo, a me mi sembra più una poi condizione di difficoltà. Un'ambulanza che ha una ragione di urgenza in una strada larga 2 metri. Cosa succede? No, d'accordo. Il problema è che io vorrei capire chi è il. Vorrei sapere, vediamo di capire, coinvolgere il tecnico che si è occupato di disegnare queste piste ciclabili e lo convochiamo in commissione per capire qual è stato il criterio di scelta su questo tipo di percorso. Quindi io non sono d'accordo. Inviterei gli uffici a fare richiesta formale al tecnico, al dirigente che si è occupato del piano, e portarlo in commissione. Scusate un attimo, volevo fare una considerazione di cui mi è capitata a me. Non è una questione, io parlo prima da cittadino e poi da lavoratore comune. Io stavo scendendo da via Giovanni Cesareo, che è quella attraversa che scende da via Terra Santa, e stavo per girare a sinistra verso Villa Sperlinga. Mi sono trovato una macchina ferma vicino alla corsia delle biciclette, ferma perché gli è stato disegnato a terra pure le strisce blu. Se ero un ragazzo che non aveva, che era più spregiudicato e col motore entrava forte, là ci scappava il morto. Io, meno male, me ne sono accorto e ho detto: ma che è successo? Guardo, mi fermo e ho visto che c'erano la strisce blu a terra, proprio adiacenti alla curva e alle piste ciclabili. Ma come si fa? Io me la sono vista brutta, perché andavo piano. Volevo solo, diciamo, fare questa considerazione. Va bene, allora proviamo a convocare il tecnico, va bene? Mettiamolo a verbale. Altre comunicazioni? No, per me va bene così, grazie. Va bene. Allora, intervento del consigliere Volante. Grazie.
Presidente, scusami, sai come si chiama questo tecnico? No, scriviamo, no, è l'ufficio tecnico e ce lo facciamo dire, no, non lo so chi è. Oppure cerchiamo sul sito del comune perché ci saranno le disposizioni tecniche sulle piste ciclabili. E lo vediamo. Liliana, per me possiamo chiudere il verbale. Allora, leggiamolo, l'ho approvato. Sì, grazie. C'era, non ho capito se c'era una richiesta normale di audizione da parte di questa associazione, questo passaggio. Gesù, sì, no, riparla nuovo perché non si è sentito bene. No, no, dicevo, c'è una richiesta formale di questa associazione di essere auditi? No, 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 non la stiamo audendo in questo momento, di fatto. Stiamo chiedendo al dirigente, al funzionario che ha firmato l'atto esecutivo sulle piste di venire in commissione per spiegarci quali sono stati il criterio di scelta su questo percorso. Poi se ci faranno formale richiesta, naturalmente noi audiremo. Ok, perfetto, era per capire un attimino come volevamo procedere. Allora, il verbale lo vedete a schermo? Sì, 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 sì. Si vede, si vede. Quindi il numero 170 del 10 settembre, ore 11.10, tutti presenti, consigliere Susino alle 11.12 e chiusura ho messo 11.40, momentaneamente. Presidente Bonello DG, rinvio verifica della regolare sottoscrizione da parte del Presidente Accordo del verbale della seduta di ieri 9/9/2020. Comunicazione Presidente degli uffici di segreteria. Su calendarizzazione dei lavori della commissione, in specie si conferma l'audizione dell'assessore Mattina per la seduta di lunedì prossimo 21, ho capito bene? No, Liliana, no, lunedì 21. 21. Lunedì 21. E qual è il tema? Il reddito di cittadinanza. Le attuazioni del percorso dei PUC del reddito di cittadinanza. Relativamente a PUC. Si rammenta altresì che lunedì 14 i lavori di commissione sono previsti per le ore 8 in primo appello. Si dà lettura attenta e approfondita del programma triennale opere pubbliche 2018-2020 elenco annuale 2018, tutta la scheda 2, 3 e 4, inviato via mail con mail l'architetto di Bartolomei in data 8-9. Il Presidente a riguardo aveva rilevato la necessità di invitare l'architetto di Bartolomeo per condividere con il medesimo eventuali dubbi da parte dei bisogni dei consiglieri e a tal fine aveva demandato l'ufficio segreteria a convocare il medesimo. La segreteria ha provveduto ad inoltrare le richieste di audizione, ma la stessa non è stata riscontrata dal medesimo. Pertanto il Presidente chiede agli uffici di sollecitare in tal senso. Il Presidente dunque chiede ai suoi consiglieri se ci sono interventi su varie ed eventuali da parte loro. Chiede di prendere poi il consigliere Volante, il quale si fa portavoce della doglianza dei comitati civici relativamente alla realizzazione delle strisce per le piste ciclabili. Il Presidente, associandosi alle lamentele della cittadinanza, così come riportate al consigliere Volante, dispone di convocare in audizione il tecnico responsabile dei lavori in questione. Per il contenuto integrale della seduta in dettaglio per tutte le singole dichiarazioni dei consiglieri o di eventuali intervenuti, il presente verbale in assoluta conformità a quanto prescritto dal vigente regolamento di Consiglio Comunale rinvia alla videoregistrazione della seduta odierna. Lettura portata dal verbale, rinvio della sottoscrizione da parte presente dello stesso fuori dalla seduta. Perfetto, metti 35, dai, non c'è bisogno di ancora. Io lo firmo con il sì. No, non ha importanza, metti 37, dove metti? Va bene.
Va bene, allora ci vediamo domani. Buona giornata a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Buongiorno, arrivederci. Arrivederci. Tranquilla. Domani non c'è nessuno in audizione, giusto? No, no, nessuno. Ok, quindi faccio calendar. Quindi se fare il sollecito. E faccio il sollecito a Di Bartolomeo. Poi Giuseppe, mi devi fare una cortesia. Non è che potresti vedere su internet. È un minuto, sto finendo di fare. Sì. E poi Liliana, ieri l'hai presa vabbè, lo dico fuori. L'ho mandata. Quella al segretario generale? Sì. Praticamente abbiamo avuto con la tua, l'ho modificata proprio leggermente, l'abbiamo mandata. Va bene. Mandala bene, l'abbiamo fatta sempre. Ma invece, Giuliana, abbiamo fatto la variazione. Sì, l'ho visto, avete fatto la variazione, ho protocollato, ho visto. Il protocollo, avevamo un dubbio. Sì, no, tutto a posto, ok. Calendar è fatto, chiudiamolo. Gli orari già nel sito li ho messi. Ah, tu volevi il discorso del... Ma pare difficile che si riesca. Ma mi sembra difficile che ci possa essere scritto il tecnico che ha realizzato. Comunque, Picciotti, la registrazione è aperta. Sì, la registrazione è aperta. Giuseppe, scusami, mi è arrivata la mail dell'invito per domani e c'è scritto 11 marzo. Può essere, aspetta, scusami Giulia, faccio. E come mai si spussa su cosa? È ragione. Ma boh, lo devo rifare, non capisco come sia successo. Allucinante, cioè io posso fare ottobre o agosto. Ma com'è che se ne andò a marzo? Allora, lo rifaccio. Crea. Allora. È giusto. Invito. Seduta del 11
09-2020. Vado sul calendario e metto 11 settembre e mi dice venerdì 11 settembre. Vado sulla pagina, giusto gli orari, 10-12:30, ed è giusto che sia così. Ok. Invitati. R, ecco Leo. R, ecco Leo. R, Russa. Susinna. Figuccia. Volante. E quindi i consiglieri li ho messi tutti. 1, 2, 3, 4 e 5. Poi Bagnasco, Giuseppe Parisi e Liliana Volo. Rivedo venerdì 11 settembre 10-12:30, giusto invito seduta dell'11-9-2020. Sono tutti messi, Figuccia, Arcoleo 2, Susinno, Russa e Volante, noi tre. Salva, invia e invita ospiti. Quella di là io vediamo se la posso eliminare. Elimina. Inviare un'email di cancellazione agli invitati di Google Calendar. Non inviare. L'ho cancellata, perfetto. Mi è arrivata quella corretta. Okay. Io quella l'ho cancellata, a Calendar non c'è più. Vabbè, allora stavo vedendo io mobilità. Penalizzazione, dichiarazione di mobilità, inviata istanza di accedere al fondo. Tram, patto per Palermo. Mobilità. Trasporti, se mi si mobilità e trasporti, vediamo un minuto. Okay. È la stessa cosa, mi dà. Vediamo. Toccato.